Teletripoli. ما تلصقوا ليش هذا؟ عاودوا شويه. تلصقوا لي في فمي. شاتشوتشو هذا. E tu, come ti chiami? Giovanna Ralli. Buono. Qual è il tuo soprannome di famiglia? Mahoda. Aspetta che mi rinforzi. Dusa è un nome o un soprannome? Dusa è il nome. Il nome. E il cognome com'è? Ruben. Ruben. Sì. C'hai anche un soprannome nella famiglia? Della misura. Non sono nessuno a Roma, solo io. Prince is my cousin and I also supposed to be a prince of Iraq. Oh. And I'm coming here to buy some shirts, Italian goods, ties which we have an embargo, you know, an embargo, very big. And everybody you can ask it for me every way you like. Oh. Yeah. Oh. I say, see you later, alligator. Qual è il tuo soprannome di famiglia? Soprannome no. C'è un soprannome di famiglia, sì, oltre il cognome? Cabrun. Cabrun. Ne vai orgoglioso? Senz'altro. Cosa vuol dire questo soprannome? Da quello che ne so significa un tipo di di pesce che però... pesce! Ok, passiamo ad altro. Quindi sei superstizioso? No. Assolutamente. Pesce! Tuo padre aveva un soprannome? Sì, Bacca. Allora, come ti chiami? Sharon Fella. Il soprannome di famiglia, mi hai detto? Darel Kish. Darbashuni. Darbashuni, sai cosa voglio dire? No, non lo so. Che soprannome? Sì, veramente sì. Se Ventura vuol dire Asila. Asila che cosa vuol dire il significato di questa parola? Perché sono tutti dolci, allora dicono Asila vuol dire dolce. Asila è una parola che vuol dire miele praticamente. Miele, sì. Vittorio. Vittorio, però francamente gli amici ti conoscono con un soprannome, ce lo vuoi dire? Sbal. Sbal, e che cosa vuol dire questo cognome, questo soprannome? Vuol dire una volta lavoro nella borsa, dicono che faccio delle certi errori, insomma... È una cosa che la parola significato vuol dire non è, insomma, nella borsa ci vuole l'imbroglio, a poche parole è un imbroglio, imbroglione. Quali sono i pregi maggiori della nostra comunità? L'unione. Quindi perdiamo la nostra identità? No, la nostra identità non l'abbiamo mai perduta e non la perderemo mai, nella maniera più assoluta. I Tripolini sono una comunità molto commercialmente molto in gamba, sono molto molto attivi nel loro lavoro e anche seri, questo è il primo. Secondo, sono anche uniti. Qual è la lunghezza giusta di una minigonna secondo te? Girocollo, no? Quindi? Ah, proprio, senza. Poi? Qual è secondo te il maggior difetto dei Tripolini? Non ne hanno, sono i migliori. Ma non ho capito, Lucio sta in vadenza, via. Ecco, prego. Usi qualche profumo? Come no, vado avanti solo con quello. Come te lo metti? Ah, dappertutto. Ma che ti... Sui capelli. A conoscere, ma guarda, guarda che... Se ti va, racconti, se no dice non mi va. Non mi va, non lo so. Qual è la lunghezza giusta per una minigonna, secondo te? Il mutandino. Qual è l'altezza giusta di una minigonna, secondo te? Sul ginocchio. Me lo fai vedere a che punto, secondo te? A 9, così. Non di più. Ecco la minigonna giusta. Bottiglietta e come la dico coscia. Etta e come la dico coscia. Etta e come la dico coscia.
Hai mai avuto il sospetto che tua moglie si interessasse a qualche altro uomo? Minchia! No, non credo. Mi fai vedere qual è l'altezza giusta nella minigonna? Sotto, sopra, leggermente sopra le ginocchia. Me lo fai vedere fisicamente? Qual è il... Fino a qui. Dove? Non ho visto. Fino a qui. Fino a qui. Fino a qui. Va bene. Dove? Scusa, me lo fai vedere? Sotto le ginocchia di 10 centimetri. Qual è la cosa più strana e difficile che ti è successa nella tua vita? Lo strano è quello che mi siete con i capelli. Come è successo? Da un spavento. Fino a qui. Soprannomi non ci abbiamo noi, soprannomi. Nessuno. Solo Gabba, Emilia, la Duce Emilia. Bene. Quasi, raccontami una cosa strana che ti è capitata, qualche cosa difficile. Ma io difficile. Non lo so niente, anche in boxe c'è. Vuoi parlare con altre gente, non parli con Senti me. Un po' una cosa. Secondo te quale lunghezza deve essere portata, la minigonna? Io la minigonna mia sempre qua. E le donne giovani invece a che altezza la devono portare? Io, perché te? Io vecchia. Io non mi piace niente ai musichi, perché vecchia, voglio solo riposare, vengo stanca. Tu credi nel malocchio? C'è troppo. C'è qualcuno che ti ha mai fatto un malocchio? No. C'è tante. Vecchia, io vecchia, se becola, dalla mattina fai il profumo. Sto corpicino qua, dico... Beh, lei va sempre in palestra, sta sempre... Appunto, dico, è questione di palestra? Qua? Sì, butta. Butta? Mi fai vedere qual è l'altezza giusta per una minigonna, secondo te? Vieni Gina, vieni un attimo, scusa. Vieni qua Gina, fagli un attimo solo. Scusa. La lunghezza di una minigonna, vieni. Minigonna, no, per me, scusa, no, non fai. Se lo dico, posso intromettere? No, l'altezza, solo l'altezza indicala, solo, indicala. Indicala, indicala, dove deve essere? Scusa. Sopra o sotto qui? Sopra. Sopra di qua? Sì. 10 sopra, brava. Così, va bene sì, così? Brava, così? Così. Allora va Gina, facci vedere com'è 10 centimetri sopra. Stai al mare. No, come sei al mare! Luciano non dice niente. Brava. Così? No, ancora un po'. 10 centimetri, ecco, va bene. Va bene così, ok. Bene. Senti una cosa, ti piace qualche cantante o qualche tipo di musica? Cioè in che senso, scusa? Adesso siamo quattro a ballare, lalli galli. Adesso siamo quattro a ballare, lalli galli. Adesso siamo quattro a ballare, lalli galli. Vai, vai, basta. Lei crede nel malocchio? No, io al malocchio non ci credo. No, l'invidia c'è senz'altro. Ok, e la parola 5 è la parola pesci, la parola 5 è la parola pesci. Che significato hanno nel suo vocabolario? Tu pensa, io ricordo che quando avevamo un numero di telefono di mia nipote, che su 8 numeri c'erano addirittura 7-5. Però mia ha portato il costume senza la parte di su. Noi avevamo una vita mondana attivissima, però la vita che mondana di Tripoli non ha niente a che fare con quella. Beh, io qui a Tripoli facevo parte di una filodrammatica. Trabelsi, la ua amorose. Amorose? Amorosetti. Amorosino. Pavesini. Claudio, ciao Lenea, mi lo male al sigaro. Ciao Lenea, mi lega intervista, ciao Lenea, bucerma, ciao Lenea. Buona, buona. Ah? Come vieni, ti fanno un'intervista, vieni. Vieni, veramente, dai. Raccontali un po' di Venezia. Va bene. C'hai sì, l'abbigliamento. Domenico, boh, sborli a pizzim, ciao Lenea, come. Senti, una domanda, scusa, tu quando parli fai sempre così con la mano? Fai sempre così con la mano? C'entra niente col malocchio? No, 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 no.